Infatti una sera questo... No, il mio ragnetto che si è staccato. Ciao ragazzi, non so quanti di voi conoscano la leggenda di Halloween. Io oggi vi racconterò quella più famosa di Jack O'Lantern. Siamo in Irlanda. Jack era un ubriacone, un nullafacente. Una sera si ritrova in questa locanda. E chi incontra in questa locanda se non il diavolo in persona? Il diavolo gli chiede l'anima, che cos'altro può chiedere un diavolo? Jack non gli dice di no, ma astutamente temporeggia. Infatti gli dice, va bene, voglio solo un ultimo desiderio, cioè un bicchiere di birra. Il diavolo allora si tramuta in una moneta per poter pagare il bicchiere di birra, ma Jack prende la moneta e la mette nel suo portafogli, accanto ad una croce d'argento. Il diavolo rimane così intrappolato e pur di essere liberato fu disposto a scendere a patti con Jack, il quale gli fece una controproposta. Gli fece promettere di non cercarlo per i prossimi 10 anni. E così fu. Il diavolo accettò e per i futuri 10 anni Jack non fu più importunato da lui. Ma 10 anni dopo, lungo una strada di campagna, Jack incontrò di nuovo il diavolo. Questa volta Jack, come ultimo desiderio, espresse quello di mangiare una mela. Il diavolo così balzò sulle spalle di Jack per protendersi e cogliere una mela dall'albero. Ma, quando era a mezz'aria, Jack incise una croce sul tronco dell'albero. Così facendo, il diavolo si ritrovò letteralmente sospeso e bloccato a mezz'aria. A questo punto, Jack gli fece promettere di non cercarlo mai più e di non farsi più vedere. Il diavolo non aveva molte possibilità e accettò questa condizione. Così, quando Jack invecchiò e la morte, per forza di cose, venne a trovarlo, poté andare in paradiso e quindi andò a bussare alle porte dell'inferno. Ma il diavolo, che mantenne la sua promessa, non lo volle e gli disse di andarsene, tirandogli dietro un tizzone. Siccome la strada che Jack doveva percorrere era piena di vento e molto buia, egli prese il tizzone e lo conficcò al di sotto della rapa che stava mangiando. Così Jack venne il simbolo delle anime in pena, senza appartenere ad un luogo preciso dell'oltretomba. Quando gli irlandesi nel 1845 emigrarono a causa della peste in America, portarono con loro questa leggenda. Le rape, non essendo, diciamo, un frutto tipico dell'America, vennero sostituite dalle zucche. E così la zucca divenne il simbolo di Halloween come lo conosciamo oggi. Voi la conoscevate questa storia? Se sì, e ne conoscete magari anche altre, perché no, raccontatele qui sotto e ne possiamo parlare. Spero abbiate apprezzato questo video, ci vediamo la prossima volta.